C'è chi sorride già e chi invece deve stringere i denti ancora una volta per raggiungere il proprio obiettivo. Al termine della seconda tornata di gare delle semifinali playoff scudetto della Master Group Sport Volley Cup, solo una squadra è riuscita a strappare il biglietto del treno che la porterà diritta in finale. È l'Imoco Volley Conegliano di coach Mazzanti che, con il successo in gara 1 e in gara 2 contro la Liugio Modena, festeggia per prima l'accesso alla fase più delicata di questi playoff. In un caldissimo palaverde le Pantere hanno dimostrato di avere assimilato la lezione del match precedente, dove la grinta della Liugio è emersa e le ha permesso sotto di 2-0 di portare il match al tie-break, dove le gialloblu hanno avuto la meglio. Anche in questo frangente l'Imoco ha sofferto, ma ha reagito a tutte le difficoltà dimostrando alta qualità in campo e un'eccellente tenuta mentale. Imoco in finale dunque, ma il nome della sua avversaria è ancora da scrivere, perché nell'altra semifinale la FOPA Pedretti Bergamo è riuscita a pareggiare i conti, portando a gara 3 la pratica contro la Normeccanica Piacenza. La sfida del Palabanca si è rivelata appassionante e ricca di colpi di scena, con la FOPA capace di ribaltare il risultato passando dallo 0-1 al 3-1, trascinata da un trio d'eccezione composto da Katarina Barun, Miriam Silla e Alessia Gennari, autrici rispettivamente di 19, 13 e 12 punti. Tutto rimandato a gara 3 dunque, l'appuntamento di domenica sera al Palabanca di Piacenza diventa imperdibile.